dal 29 settembre, la giornata in cui venne la polizia, tutto il resto. Che vennero anche il reparto celere. Tutto, c'era tutto. Non è, cioè, è rimasto tutto così. Solo rumor di carrozze. Solo rumor di carrozze. Rumor di carrozze, quindi diciamo, vabbè. Non vuole parlare con noi? Saremo anche bastardi, come dice la signora, ma qui eravamo venuti il 29 settembre scorso per documentare lo sgombero della parte superiore di questa palazzina. Vedete, ci sono le travi di legno inchiodate al muro, lì non esercita più nessuno. Sfatiamo ogni dubbio, nelle case qui a Torrequetta, di fronte al Lido di Torrequetta, le prostitute ci sono. Lei continua a sbraitare le... Elisabetta, non vuoi parlare con noi? No, solo questa sopra. Quella di sopra? Non solo c'è questa. Non funziona. Non perché quella dice che è abusiva. E questo ha abogato, ricorrido e dice che di momento è tutto a posto, non lo so. Quindi diciamo, voi continuate tranquillamente a lavorare, no? Non lo so. Cioè lei lavora? Io lavoro. A me il giudice non mi ha detto che devo andare. Quando me lo dica il giudice io me ne vado. Fino a che il giudice? Fino a che mi dica il giudice che mi devo andare, io sono qui a prendere il mangiare di mio figlio. Dove posso prenderlo, vado a prenderlo. Non sono facendo male a nessuno, tutto lo contrario, che qui viene la persona che non c'è dove andare a farlo, per non andare a violentare la donna, viene qua. Sono dentro di una casa, non sono alla strada, che hai tantissima alla strada e non fa nulla. Certo. E qui io sono per far mio lavoro, far allegria alle persone che non c'erano dove andare e così non andano a violentare alla madre, alla figlia, a tutti quanti. Lei di dov'è? Io sono domenicana. Domenicana, come da quanto è a Bari? Da quanto tempo è a Bari? Se lo ricordo. Io vengo per qualcuna volta, non sempre. Ah, non sempre. Non sto qui sempre. Quindi lei lo fa per sfamare suo figlio? Per mangiare mio padre, mio figlio e io perché per non andare a rubare. Ma loro stanno qui o stanno nella Repubblica Dominicana? Suo padre, suo figlio stanno qui con lei o stanno lì? No, stanno in Spagna. In Spagna. Quindi lei ogni tanto va in Spagna, viene in Italia, torna. Va bene. Ciao. Questo traffico infastidisce o agevola? Nel senso che è una ci cosa... Ci sono dei pro e i contro. Ah. Perché se da domani non ci sono più... Loro, sicuramente la zona viene riqualificata, di conseguenza. Cioè magari un altro via vai. Nel giro di poco tempo la zona si rimetterebbe, cioè un altro valore. Un valore aggiunto. Cioè, lei sa di essere considerato il bar malfamato perché sta vicino a quelle alle signorine del. Purtroppo sì. È così, cioè. Purtroppo. Magari lei non ha alcun assolutamente alcun interesse, però lei è il bar malfamato che sta là. Solo all'interno di un'abitazione abusiva al primo piano. Poi per il resto è rimasto tutto così. Ma non avevano messo i sigilli? No, che io sappia no. Poi so che il proprietario ha impugnato questa cosa giuridicamente. Quindi il proprietario ha impugnato l'abbattimento. Perché ritiene di aver espletato tutte le sanatorie per. Anche per ospitare le signorine. No, le sanatorie per quanto riguarda l'immobile. Comunque è una città che sta andando a puttane. Bari è una bella città, solo cristiani che non sono buoni.